Buongiorno, desidero essere brevissima perché abbiamo una mattinata molto densa. Due parole su due novità importanti che riguardano tutti i colleghi. La prima appunto è questo Consiglio di Disciplina, che è un nuovo organismo dell'Ordine dei giornalisti, è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna, quindi è una funzione nominata dall'alto, quindi non siamo stati eletti dai colleghi, ma il Presidente aveva una rosa di 27 nomi, ha scelto i nostri e ha avuto in mano i nostri curricula. Siamo tutti un po' vecchiotti, ma forse per la funzione va anche bene, insomma, non lo so. Il Consiglio di Disciplina comprende 9 membri e lavora con 3 collegi, è un po' macchinoso in realtà questa cosa, però questa è la legge e quindi noi abbiamo risposto alla legge. Una notizia interessante: arrivano per la prima volta numerosi una richiesta di provvedimenti rispetto all'uso che i colleghi fanno di Facebook, cioè questa è una materia su cui noi non eravamo preparati. Però è una delle richieste più significative che arriva al nostro Consiglio di Disciplina. Il linguaggio, lo dicevo prima a una collega, Facebook non può essere la pattumiera dei giornalisti, non può essere che uno si censura su un media riconosciuto e poi dà via libera a tutti i suoi istinti meno nobili su Facebook. Questa è proprio una parola per dire che su questo stiamo lavorando. L'altra notizia riguarda tutti: la formazione professionale continua è diventato un obbligo. In 3 anni i giornalisti che sono iscritti da più di 3 anni all'ordine devono collezionare 60 crediti formativi, tutti, perché in alternativa si incorrerà in sanzioni disciplinari. Il minimo di crediti formativi in un anno è di 15 crediti, e all'interno dei 60 crediti, 15 devono essere comunque occupati dalla formazione deontologica. Per noi è una novità, io la considero una novità buona. Noi abbiamo un contratto di responsabilità nei confronti delle nostre fonti e dei nostri lettori, un contratto che, ripeto, ci deve tenere ancorati a un rispetto della verità dei fatti, a un linguaggio degno e corretto. Ed è ora proprio che, secondo me, camminiamo anche noi sulle strade della formazione. Era ora, insomma. Poi vedremo come si riusciranno a strutturare questi eventi formativi, vedremo. Per il resto voglio condividere con voi due punti del mio percorso di persona e di giornalista, ma non desidero usare parole mie perché magari vi farei perdere il tempo. Ho scelto due testimoni. E il primo è Domenico Quirico, tutti sappiamo chi è, il giornalista della Stampa che è stato in ostaggio tanti mesi, ha rischiato in maniera abbastanza sostanziosa proprio la sua vita, e ci parla di un tema che a me sta particolarmente a cuore, che è la narrazione del dolore, e dice: questo è il problema dei giornali, non il bilancio in rosso o la pubblicità, ma l'incapacità a raccontare il dolore. Si va nei luoghi in cui l'uomo soffre, ma non si comunica nulla, ci si perde dietro ad altre cose. Comunicare vuol dire condividere, andare lì e condividere e poter trasmettere quanto siano terribilmente vive le cose che vediamo. Il reportage, che è stata la parte essenziale e costitutiva della storia del giornalismo, oggi vive una nuova necessità. Bisogna essere all'interno del fatto, rischiando, senza avere un modo per scampare a ciò che accade. Poi c'è tutto il disperato tentativo della scrittura di restituire in minima parte gli uomini che vedo, di dare a te che non sei lì, almeno per un'infinitesima parte, il senso di esserci e di vedere. Scusate, io sono una giornalista sociale, per me questo è quasi il cuore della mia professione. L'altra suggestione, e questo è proprio un cammino veramente molto personale, però ho trovato una frase di San Francesco di Sales che lo spiegava in maniera fantastica, quindi, e con questo poi chiudo, ed è il cammino alla ricerca della verità.
di un linguaggio onesto. Coloro che per non mentire si servono dell'equivoco, cioè di parole a doppio senso, con le quali pretendono di cavarsela senza dire la verità e in definitiva di mentire in tranquillità di coscienza, canonizzano la menzogna. Coloro che pensano di salvare la verità con questo artificio la uccidono, la soffocano doppiamente, perché niente offende tanto la verità e la semplicità quanto la doppiezza. E c'è forse qualcosa di più doppio che un equivoco? Lascio a voi la riflessione e vi ringrazio.